Ciao e bentornati per un nuovo video. Oggi haul casa, quindi shopping per la casa. Ti mostro qualcosa che ho comprato di molto molto carino e alcune scoperte che ho fatto per la casa e per la cucina. Allora, iniziamo subito. Anzi no, prima di iniziare metti un bel pollice in su e iscriviti al canale se ti piacciono i miei video e se vuoi sostenere il mio canale. Attiva la campanella se vuoi ricevere la notifica per ogni video che pubblico. Allora, iniziamo subito. Ti faccio vedere una cosa molto molto carina che ho trovato l'altro giorno quando sono andata da Casanova. E dunque, allora, partiamo dal presupposto che io amo tazze, tazzine un po' particolari. Mi piacciono le classiche tazze di IKEA, quelle in vetro, quelle colorate che ti ho fatto vedere l'altra volta nel kitchen tour, ma questa volta ero passata da Casanova, le avevo viste e poi ci sono ritornata perché le ho volute prendere. Allora, ci sono di due formati, tra l'altro ovviamente erano anche scontate, quindi ne ho approfittato. La luce oggi va e viene. Comunque, allora, ho preso quattro di queste tazzine piccole. Te le faccio vedere da vicino. Allora, c'erano anche di un'altra fantasia. Queste sono con dei piccoli puntini. Sembrano quelle in cartone di McDonald's, in realtà è proprio ceramica. Poi c'erano queste qua con questa linea che va lungo tutta la tazzina. Allora, sono alte così, quindi diciamo ci va un caffè lungo, ecco, non ci va un cappuccino e non ci va neanche un caffè ristretto, ci va un caffè molto lungo. E c'era anche un'altra fantasia che era fatta da tanti cerchietti. Ero indecisa, in realtà ne volevo prendere 4 e non 6 e non 3, quindi ho scelto per queste due fantasie. Della stessa fantasia ho preso le tazze grandi dove va esattamente proprio un cappuccino, perché la misura è proprio questa. Qui ci andrà 200 220 ml. 300 non penso che ci arriva, perché 300 sono le tazze che ho di là. E comunque lo trovo veramente molto molto carine, simpatiche. Le ho già messe in lavastoviglie, quindi so che resistono e che sono resistenti. Sono belle doppie. Mi sembra un'alternativa carina, perché quando si fa la colazione, si beve qualcosa magari a casa, l'occhio vuole anche la sua parte. Allora, queste le ho comprate 1,99, quelle grandi, quelle piccole. Aspetta che controllo. 1,59 o 1,29, erano scontate del 30%. Io penso che se vai li trovi ancora da Casanova. C'erano anche tanti piattini, sai, quei piattini che sembrano quei vassoietti del bar di cartone, però in ceramica. Io li avevo già, però li trovo veramente, veramente graziosissimi. Sempre da Casanova, ho preso. Allora, sai quando tu entri da Casanova, davanti c'è una specie di banchetto e c'era una promozione: due pezzi di pentole, padelle, casseruole, quello che vuoi tu, a 19,95 euro. E dato che mi avevamo già accennato quando avevo fatto il tour della cucina e anche il tour della casa, ti avevo detto che io avevo intenzione di cambiare il piano cottura e che mi piacerebbe molto mettere il piano induzione. Ora, ne ho parlato già con alcune persone che lo stanno già mettendo, mi sono già informata con l'elettricista, bisogna fare alcune modifiche, però è una cosa che sicuramente farò da qui a qualche mese. Detto questo, dato che dovevo cambiare alcune pentoline e alcune padelle perché si era tolto un po' di antiaderente, ho detto ne approfitto e prendo direttamente quelle che vanno nel piano induzione. Quindi ho preso questo pentolino che ha questa parte che ti agevola quando tu hai un liquido e lo devi versare, ti agevola in modo che non sbrodola tutto nel bordo. È semplicemente nero. Vedi, questo è il dietro del piano induzione. Perché? Come li riconosci le pentole che vanno al piano induzione? Perché se tu metti una calamita, questo è un sottopentola calamitato di IKEA. Se tu metti una calamita, anzi, aspetta che prendo proprio una calamita.
velocemente, cosa che per esempio nel mio vecchio pentolino in acciaio non succede. Questo è un pentolino che io ho, ma penso da 20 anni, ovviamente non si rovinerà mai perché è un pentolino in acciaio resistente, quelli che ciclicamente devono essere, come dire, sostituiti sono quelli antiaderenti. Mi toccherà cambiare questa tipologia di pentole in acciaio che comunque io uso molto, che mi serve. Piano piano farò questa spesa. Quindi ho preso questo che è misura 18, come vedi è calamitatissimo, e poi c'erano tante padelle. Io avevo due padelle da 28, una che l'avevo presa da IKEA e una che era Barazzoni. Mi era costata veramente un sacco di soldi. Questa Barazzoni si era, sai quando le cose iniziano un po' ad attaccarsi? Non è proprio antiaderente, ma non si era scorticata. Comunque, con l'occasione ho detto quella la sostituisco e prendo un'altra di queste pentole, un'altra di queste padelle da 28. L'ho presa colorata, giusto per dare un minimo di colore, anche il manico è colorato alla cucina ed è. Loro lo chiamano pietra, in realtà è soltanto l'effetto pietra perché è un po' puntinato, ma questo è un normalissimo antiaderente e anche questo ha il dietro che va col piano induzione. Io tra una padella e un'altra metto sempre questi che ho preso da IKEA a 2 lire in modo che il fondo non si graffi. Rimanendo in tema cucina, ti volevo far vedere delle scoperte che avevo, proprio cucina, cucina, lavaggio, delle cose che avevo scoperto ultimamente, che avevo provato, avevo dimenticato ad accennartene nel video dei detersivi, ma visto che stiamo parlando di haul e scoperte, ti faccio vedere una cosa. Allora, recentemente avevo preso queste spugnette della Spontex, beh, infatti ne manca una perché una l'ho già usata. Questa è quella che ho già usato e ho già terminato di usare perché comunque si è sciupata. Queste sono le spugnette più durature in assoluto che io abbia mai provato. Questo va via veramente dopo tanto, tanto tempo. Questa è morbida, non tende a rompersi velocissimamente come tante altre spugnette. L'unica cosa è che la Spontex io non la trovo in nessun posto. Ho scritto alla Spontex di indicarmi dove potevo trovare vicino da me in qualche supermercato e loro mi hanno indicato Auchan e Ipercoop. Ho fatto un giro, da Auchan, da un Auchan ho trovato questo, all'altro Ipercoop. Ora ti faccio provare, ti faccio vedere cosa ho trovato. Perché cercavo anche di questa linea mosaico i panni, proprio i panni in microfibra che vendono a 3 a 3 e che so essere molto buoni, li volevo provare. Visto che non ho trovato quelli, ho preso questi che sono tre panni, si chiamano Spontex Magic, questi mai visti in nessun altro posto, sono in microfibra. Dato che qui c'è un tondino dove tu puoi toccare il tessuto del panno, l'ho toccato e mi è sembrato molto molto simile al panno Vileda, quello che ti ho fatto vedere che io uso in bagno perché strizza benissimo e rimane praticamente asciutto. Allora, ora te lo faccio vedere. Sono tre. Ti prendo quella che ho in cucina. Allora, ti faccio vedere queste due che sono nuove. Da un lato sono lisce lisce, dall'altro sono leggermente, così, un po' più ruvidine, e quando voi le usate diventano così. Quindi questa, diciamo, io ce l'ho da un paio di giorni in cucina e la parte ruvidina, diciamo, tende un po' ad aprirsi. Allora, avete presente le vecchie, non so se si chiamano proprio così, comunque qui si chiamano bagnasciuga, sono quei quadrati in spugna che assorbono molta molta acqua, però rimangono sempre pieni di detersivo, tant'è che io non li uso per questo motivo, perché prima li usavo per il bagno, poi invece per sciacquarli ci stavo una vita. Queste qua sono un misto tra quelle Vileda Actifibre e la bagnasciuga, perché come consistenza è molto doppia, quindi comunque non è sottile come il panno viola. E come
capacità di strizzare è un po' più simile al bagnasciuga. Io mi sto trovando, diciamo, discretamente bene. Mi sarebbe piaciuto che fossero state un po' più sottili. E comunque questa è un'ottima alternativa al panno viola. Metto da parte e ti faccio vedere invece l'ultima cosa per la cucina. Allora, non so se tu come me litighi spesso con il tappetino della cucina. Io litigo col tappeto della cucina da anni. Primo perché spesso ci inciampo, perché sai quei bordini magari quando sono rinforzati che sono cuciti. Secondo perché il sotto o è in gomma, quindi piano piano va perdendo tutta quella schifezzina perché poi li vai lavando e il sotto in gomma si assottiglia e inizia a sbriciolarsi. Oppure il sotto è in quel tessuto un po', io ce l'ho in bagno, quel tessuto un po' che si appiccica, però si va spostando. Quindi avevo deciso di sostituire completamente il tappetino della cucina e mi era piaciuto molto quello che avevo visto da Federica. Le avevo chiesto e lei mi aveva detto che l'aveva comprato all'Esselunga. A Palermo Esselunga non esiste. Però lei ha quello che sembrano tante maioliche messe una accanto all'altro. L'altro giorno mi trovavo dal Leroy Merlin e ho fatto così con l'occhio e ho visto che c'erano tanti tappetini. Sono andata e ho trovato questo. Allora ti faccio vedere la trama. Vedi? E ora, quando l'ho visto, ho detto: ma questo è esattamente come la mia tovaglietta per la colazione. Guarda. Questa è la tovaglietta per la colazione e questo è il tappetino. Sono praticamente uguali e quindi l'ho preso al volo perché mi è piaciuto tantissimo e perché io ho la cucina soggiorno, quindi diciamo tendo a scegliere dei tappetini che non siano molto molto evidenti perché non mi va che siano proprio così che diano all'occhio. Allora questo mi è sembrato, io ho il pavimento grigio, questo mi è sembrato un'idea perfetta. Per davvero rendere quasi omogeneo il pavimento, ma ti faccio vedere qual è la differenza tra i comuni tappetini. Allora, il dietro di questo è proprio così. Loro lo chiamano PVC o vinile. È proprio una plastica molto dura che è differente dalla gomma classica dei tappetini, quella che si sbriciola. Questa è proprio molto molto compatta. E poi qua intanto passi l'aspirapolvere velocemente, il Dyson, quello che è, perché comunque non fa attrito, e poi ci passi lo straccio sopra. Quindi è di una manutenzione davvero, davvero elementare. Quanto l'ho comprato? Allora, questo è 1,20 m. Io lo cercavo non troppo sporgente perché non mi andava che andasse troppo oltre. E l'ho preso, se non mi sbaglio, o 15. Ho 17 dalle Leroy Merlin, ce ne sono di differenti lunghezze. Mi è sembrato davvero, davvero un'ottima idea. L'ultima cosa invece che ti voglio fare vedere è una cosa per la casa che ho messo in soggiorno e che tu sicuramente, se mi segui su Instagram, anzi ti scrivo qui come mi puoi trovare su Instagram, avrai già visto ogni giorno perché ogni giorno pubblico il pensiero del giorno. Allora, questo è un calendario filosofico che io ho comprato su Amazon. Ti lascio il link qui sotto qualora tu volessi vedere quanto costa, le recensioni e tutto quanto. Ha un supporto in legno, vedi? E questo insieme di fogliettini. Un pensiero filosofico ogni giorno. Mi è piaciuta l'idea di metterlo davanti all'ingresso e prima di uscire la mattina tolgo il foglietto del giorno precedente e mi leggo qual è il pensiero del giorno. Molte volte è un pensiero che mi induce a qualche riflessione sempre positiva e quindi mi è sembrato una nota di positività a tutte le giornate. E ti leggo quello di oggi. Allora, oggi 21 gennaio, la mente mente, l'intuito rivela, dai retta alla prima impressione, spesso è quella giusta. Magari possono sembrare dei pensieri banali, però magari può coincidere con qualcosa durante la giornata che ti fa cambiare la prospettiva. Dunque,
Volevo fare un video che includesse anche haul dal punto di vista dell'abbigliamento, ma sarebbe durato veramente troppo, quindi la prossima volta ti faccio vedere cosa ho comprato come abbigliamento in occasione del fatto che dopo che ho fatto l'analisi del colore e siamo in periodo di saldi, ho detto ne approfitto e compro qualcosa che va che rientra nella mia palette. E dunque io spero di averti fatto compagnia, di averti fatto vedere qualcosa che magari ti può essere utile e ti può agevolare nella tua quotidianità e ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine. Ti auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.